Col retroscena sulla foto di Eva Enger e Francesco Monte si parla ancora della foto di E realizzato per volere di Pio e Amedeo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show dedicata al rapporto genitori-figli. Mara venir ha prontamente redargito ad un affrage postando la foto incriminata e lanciando la hashtag. L'accusa che l'opinionista ha rivolto ai concorrenti coinvolti nel Cannagate è chiara e il selfie è stato giudicato anche dal popolo del web segno di pace fatta. Eppure le cose non stanno affatto così e i fan dell'ex star e del tronista di Uomini e Donne si sono scagliati contro la zia Mara per aver parlato senza aver visto la puntata. Bufera sulla foto di Eva Enger e Francesco Monte. Questi sono soltanto alcuni dei cinguetti apparsi in rete non appena è stata chiara la verità dietro la foto di Eva Enger e Francesco Monte. In particolare nel corso del Maurizio Costanzo Show sono stati i comici foggiani, dopo varie provocazioni all'uno e all'altro, a spingerli verso un abbraccio tu per scattare la foto. La stessa Eva ha chiarito ai microfoni di Striscia la Notizia come stanno davvero le cose. Pio e Amedeo ci hanno chiesto di fare un selfie. Siamo persone civili, c'è stato un attimo di titubanza, ma lo abbiamo fatto. Una foto non si nega a nessuno, ma non c'è stata alcuna pace. Più duro il marito Massimiliano Caroletti che ha ribadito su Instagram l'incredibile furbata di chiocciola Gabriele Parpiglia. Caro Gabriele, caro si fa per dire, questi giochetti potresti tranquillamente risparmiarteli, nessuna pace, nessuna, e più insisti e più continuo, finto samaritano autore dell'Isola, del Costanzo e di Emigratis, guarda la foto galla.